Quando vuoi. Ciao Pedro, sei alla terza avventura nella città di Genova. Cosa puoi tirar fuori da questo tuo rinnovamento con Mr. Ballardini? Ah, posso tirare fuori tante, tante cose positive. Penso che questo ritiro ha servito per la squadra a rinforzare le sue relazioni, la sua amicizia. Penso che il gruppo sta molto unito e tutti stanno felici con quello che stiamo a riuscire a fare. Penso che tutta la squadra ha dato un salto di qualità che ci darà una mano enorme. Sei in grado di fare molto bene anche la fase offensiva, l'abbiamo visto ieri, sei stato cruciale nella rete del vantaggio di Piatek con quel taglio al centro e poi l'appoggio per Pandev. Stai lavorando molto anche sulla fase difensiva però col mister. Sì, è una cosa che in Italia per me è molto importante, che essere forte nella fase difensiva. E quando sono arrivato in Italia era una delle cose che dovevo lavorare di più. Allora ho sempre provato a imparare tutto quello che mi dicono, tanto i mister come quei giocatori che hanno più esperienza, e provo a imparare con loro e a diventare più forte su quello. E proprio per questa tua capacità di poter fare entrambe le fasi, offensiva e difensiva insieme, ti puoi definire un difensore moderno da calcio europeo? Sì, la parte offensiva da piccolo che sono molto abituato a fare, la parte difensiva ho imparato da meno tempo. Provo ancora a migliorare entrambi, ma mi considero sì un giocatore moderno che può fare entrambe le fasi. Invece senti, i tifosi del Genoa sono contenti per voi, si aspettano una risposta e hanno già superato quota 15.000 abbonamenti, che non è poco. Voi pensate di potervi dare questa risposta? Sì, io penso di sì. Siamo felici che loro ci tengono sempre e aspettiamo che il stadio sia sempre con tanta gente, pieno, che ci dà una mano a noi e aiuta a fare meglio, le prestazioni meglio. L'ultima, potresti dover marcare Cristiano Ronaldo, che è un tuo compatriota. Cosa pensi di lui? Cosa potrà portare nel calcio italiano? E soprattutto lo state aspettando un po' al varco tutti voi portoghesi? Sì, per me è un onore, no? Lui per me è il miglior giocatore al mondo. E poter giocare contro lui per me è una motivazione extra. Penso che è una partita che tutti aspettano, che per me è più importante perché è il capitano della mia nazionale. Come ho detto, è il giocatore più forte e per me è una sfida che voglio vincere. Un saluto a tutti gli amici di Buon Calcio a tutti.